Io è una di quelle proprio quelle domande che, a cui non sappiamo rispondere, ce lo siamo chieste anche noi. Tra l'altro la domanda che ci facciamo spesso è perché abbiamo scelto questo nome, e anche questa domanda rimane, forse è questo il motivo. Ecco, il terzo ghetto di satira è perché abbiamo scelto questo nome. Sì. Forse per un gioco di parole, forse perché era l'unica cosa più bella che era uscita in quella serata, non lo so, perché io non c'ero. No, ma era più o meno così, nel senso che avevamo già il video e non avevamo il nome del gruppo e quindi abbiamo dovuto sceglierlo in fretta. Era il migliore tra i tanti, sì. Questo fa, fa pensare che esatto gli altri. Acqua salata, no, è bello, a me piace un botto. E lo posso dire perché io non l'ho scelto, non ho partecipato nemmeno a niente, cioè per deciderlo. Sì. Ma allora, la buona ricetta per fare la satira. Allora, di sicuro tanta buona volontà, possiamo dirlo. Sì. E sale quanto basta. No. E poi no, diciamo che sicuramente noi cinque autori che abbiamo iniziato questo progetto, di base c'era sicuramente l'interesse per l'attualità e la politica, e di sicuro per un certo tipo di comicità. Comunque, avendo stato cinema, avevamo comunque una passione che ci ha accomunato per un certo tipo di per un certo tipo di comicità, quella di Luttazzi, quella di Monty Python, e quindi sicuramente quello è stato un punto di partenza. Fare satira in Italia è difficile, ma fino a un certo punto, nel senso che, come diciamo nel nostro spettacolo, lo era facile, cioè era facile farlo con Berlusconi, lo è abbastanza, adesso lo è anche di più farlo con Renzi, quindi in realtà spunti ce ne sono tantissimi. A volte paradossalmente la difficoltà più grossa è quella di superare il reale creando delle situazioni paradossali. In questo momento diciamo che la nostra fortuna più grossa è quella di essere un gruppo ben unito. No, cosa dici? Ma sai, poi è difficile rispondere con un paradigma come si fa la satira. Probabilmente il terzo segreto di satira, quello che sa, è fare la satira alla sua maniera, e insomma lo dimostra nei fatti come pensa la satira e la immagina. Molto probabilmente quest'anno purtroppo non proseguirà la nostra esperienza, è un'esperienza molto positiva, di sicuro dal punto di vista professionale e dal punto di vista, possiamo dire, meno dal punto di vista economico, ma è stato diciamo comunque una delle poche emittenti, delle poche realtà che hanno creduto nel progetto, che hanno deciso di investire in questa cosa, quindi ovviamente... Sì, poi soprattutto secondo me, poi io non so bene questa cosa, però comunque... con una grandissima libertà editoriale, sì. Che è la cosa più importante se fai quello che facciamo noi. Quindi esperienza positivissima, siamo felici di averla fatta e ovviamente ci piacerebbe replicarla. Sappiamo che siamo abbastanza complessi come mondo, nel senso che realizziamo filmati 5 minuti che però ogni volta per muoverli, cioè si muovono più o meno 10 persone tra attori, autori, operatori, audio, cioè quindi è poco sostenibile da questo punto di vista il nostro progetto. Però detto questo, investendo anche noi, lavorando anche gratis, noi autori, attori, spesso si riesce. Ecco, l'obiettivo futuro sarebbe quello appunto di non farlo più. Quindi gratis. ci rivolgiamo a questo punto, forse tutti insieme a Berlusconi, a un possibile produttore. Berlusconi ormai è andato. A un mecenate che sta guardando, Mardo. Tu che ci capisci. dacci dei soldi per fare quello che facciamo. Sì. Ma anche Cairo va benissimo, basta che ci dia più soldi. TV Zoom. TV Zoom. Ciao. TV Zoom. Ci siamo coordinati. No, aspetta, di nuovo. Com'è il tuo no? TV Zoom. TV Zoom. Ciao. Ma la pollice sta. Ciao TV Zoom.